Alieni, la NASA ci va matta. Alieni, la NASA ci va matta. Un caro amico che si chiama Alessandro Maccioca mi ha mandato un articolo, un potentissimo articolo, relativo agli alieni e agli extracomunitari, capito? Vediamo un po' cosa dice questo articolo. L'articolo ovviamente è apparso sulla potentissima rivista, Focus, anche Focus ci fa matta per queste situazioni. Il titolo dice: Spazio, gli alieni per la NASA, li troveremo entro il 2025. Poi, per la NASA, entro 10 anni sapremo con certezza se c'è vita da qualche parte nello spazio vicino a noi e entro 20 anni potremmo anche riuscire ad incontrarla, capito? Come se non ce ne fosse abbastanza di vita su questo pianeta. Però il bello, poi è nell'articolo, capito? Chi scava trova. Dove cercare i vicini extraterrestri? Non sulla superficie, come ha chiarito l'astrobiologo della NASA, Chris MacKay. È più facile che le prove si trovino sotto alla superficie di lune e pianeti, sotto, ma realizzare rover in grado di scavare in profondità è un'impresa estremamente costosa. Non so per quale motivo gli extraterrestri, gli alieni, dovrebbero trovarsi non sulla superficie di qualche pianeta, ma in profondità. Facile che le prove si trovino sotto alla superficie di lune e pianeti, capito? Allora, sì, alieni, extraterrestri, la NASA ci va matta. Caro Alessandro Maccioca, io ti ringrazio che tu mi mandi tutte queste le primizie, queste delicatesse, qualche mia breve considerazione. Io sono questo qua, sono Serafino Massoni, ho circa 82 anni e opero sulle grandi piattaforme mondiali Dailymotion e YouTube. E su YouTube io ho circa 11 milioni di visualizzazioni, quindi non sono l'ultimo arrivato, non sono l'ultimo arrivato, capito? Questa è una delle mie opere principali, ma adesso è appena uscita, è appena andata in libreria l'ultima mia opera, intitolata Il marinaio delle Antille, un thriller ambientato nel Terzo Reich. Qualche breve considerazione. E perché si sviluppi la vita in qualche parte dell'universo infinito ed eterno, ci deve essere un ambiente chimicamente uguale al nostro. Perché nell'universo infinito ed eterno ci sono le stesse identiche componenti chimiche che ci sono qua su questo pianeta, solo che nel nostro pianeta le varie componenti chimiche hanno assunto una certa struttura che ha consentito lo svilupparsi della vita. Allora, affinché si sviluppi la vita in una qualsiasi altra parte dell'universo infinito ed eterno, ci deve essere un altro pianeta dentro il sistema solare o al di fuori del sistema solare, cioè, ci deve essere un altro pianeta nel quale la struttura chimica, la composizione chimica è uguale o simile alla struttura, alla composizione chimica del nostro pianeta, se no la vita non si sviluppa. Per cui se c'è nel nostro sistema solare o al di fuori del sistema solare un altro posto, un altro pianeta che ha la stessa struttura chimica del nostro pianeta Terra, là potrà svilupparsi la vita e là la vita si svilupperà come si è sviluppata nel nostro pianeta. Per cui
questi alieni o extraterrestri che fossero stati generati da un pianeta dentro il nostro sistema solare o al di fuori, da un pianeta che abbia la stessa nostra composizione chimica, e sarebbero come noi, non sarebbero dei mostriciattoli verdi con gli occhi enormi come dei ranocchi, no, sarebbero come noi, sarebbero. Solo che per arrivare da noi ci sarebbero dei problemi, ci sarebbero dei problemi, ci sarebbero, capito Alessandro Maccioca? Perché c'è la grande formula di Albert Einstein, E uguale m per c al quadrato, dove E rappresenta l'energia espressa in erga, M la massa di materia espressa in grammi e C è il quadrato della velocità della luce. E sembra che all'interno del sistema solare questi alieni extraterrestri forse potrebbero venire da noi, forse, ma dentro il sistema solare non ci sono pianeti che abbiano la stessa composizione fisica, chimica della Terra. Da fuori del sistema solare non potrebbero venire da noi, perché sempre sulla base della formula di Albert Einstein, morirebbero nel corso della traversata, dentro il sistema solare. Alessandro Maccioca, non sono stati trovati pianeti che abbiano la nostra stessa struttura chimica. E va bene, se c'è qualche pianeta al di fuori del sistema solare che ha la nostra stessa struttura chimica, beh, sarebbe così lontano che alieni extraterrestri, che sarebbero poi come noi, non potrebbero arrivare da noi con le astronavi, perché morirebbero nel corso della traversata oceanica. Va bene, caro Alessandro Maccioca, tranquillo, di vita ce n'è pure troppa sul nostro pianeta, siamo circa 10 miliardi di esseri umani, circa 10 miliardi, e ancora la storia non è finita, hai capito? Non è ancora finita la storia, capito? Quindi Alessandro Maccioca, l'articolo che mi hai mandato lo metto come linea di riassunto di questo video, va bene? Ecco, ok, a te caro Alessandro Maccioca e a tutti voi, tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.